Il teatro all'improvviso, che viene classificato spesso come una stravaganza, una bizzarria dovuta magari a un mio talento che non è solo mio, devo dire, è un metodo ben preciso che richiede allenamento, training, capacità d'ascolto ancora prima che d'espressione e comprende non due personaggi, che diventerebbe metateatro, cioè due figure, scusami, che diventerebbero metateatro, ma in scena ci sono sempre contemporaneamente l'attore, la persona e il personaggio. L'attore è quello che conosce più o meno bene il mestiere e si può permettere dei virtuosismi. I personaggi o il personaggio sono quelli che evoca, che interpreta, e poi c'è la persona. Faccio un esempio, è un metodo in realtà. Noi non inventiamo niente col teatro improvviso, stiamo semplicemente rifondando, ma già qui la parola è grossa, una forma della commedia dell'arte, se vogliamo, quella da cui Molière, tra l'altro, ha preso un poco. E questo passaggio dall'uno all'altro è quello poi che c'è anche nei manuali dell'Ottocento, ma anche per dire, se quando io sono andato a vedere, che so io, Carmelo Bene, grande attore, entrava in scena e dicevo, questo è Carmelo Bene, la persona Carmelo Bene. Poi faceva Riccardo III, perdevo di vista la persona e vedevo Riccardo III, il personaggio. E poi partiva con un monologo dove veniva fuori il virtuosismo vocale, quello era l'attore, poi dopo ritornavo alla persona e poi al personaggio. La capacità di un attore nel teatro d'improvviso non è solo quella di ascoltare e di giocare con gli altri anche quando fa un monologo, ma anche quella di guidare il pubblico, che c'è una quarta componente. Quindi non è assolutamente metateatro, né psicodramma, né autobiografia, anche se, scusate la lunghezza, nel teatro d'improvviso c'è una regola fondamentale. Non si può raccontare in scena una cosa che non si è vissuta o che è stata raccontata al raccontatore, che sia un musicista, un drammaturgo, un attore, da una persona o da un paese o da più persone che nel loro racconto l'hanno coinvolto come se la vivesse lui.